Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Subito. Ma tu la regina l'hai mai incontrata personalmente? Sì, l'ho incontrata 3 volte. Prima di dire che ho incontrato 3 volte la regina... 3 volte? 3 volte. Siccome voi avete detto, inquadrato la macchina di Carlo che sta arrivando, beh, il titolo sarebbe, canterebbe De André, Re Carlo veniva dalla Scozia. È certo. Comunque, detto questo, sì, l'ho incontrata 3 volte, ma la volta più bella è stata quando sono stato invitato a Buckingham Palace a cena per la visita del presidente Ciampi a Londra, e allora dovetti noleggiare un frac, noleggiare una macchina con autista, andare... Alessio Singer sta morendo di invidia, avverto, però cena, continua pure, Enrico. A questa cena in cui, siccome temevo di arrivare in ritardo, di sbagliare ingresso, feci una gaffa analoga, arrivai per primo, per cui entrai per primo a Buckingham Palace, non sapevo cosa dire vedendo la regina là davanti, ma a parte i saluti di rito, eravamo seduti a un tavolo a ferro di cavallo con 200 ospiti, io ero il più lontano, ancora un passo sarei stato in cucina con gli sguatteri, ma al di là di questo fui molto contento perché dopo cena nel fumoir, bevendo un caffè, mi giro e la regina mi rivolge la parola, mi dice no. Did you enjoy the evening, sir? Si è divertito stasera? Io fantozianamente risposi che era stata la serata più bella della mia vita, ma riuscendo a non rovesciarle il caffè addosso. Quindi è stato... Senti, ricordami come si saluta la regina, perché tu dici arrivo per primo, poi ad un certo punto arriva la regina e si passa ai saluti. E come si saluta? Si saluta con un lieve inchino della testa dicendo ma'am, che è l'abbreviazione di madam. Ecco, okay. Le signore fanno un inchino più un piegamento, si piegano sul ginocchio, gli uomini basta che abbassino la testa. E ovviamente non si tocca. Non si tocca. Anche lei ha i guanti in queste occasioni, anche prima del Covid li aveva, ma ovviamente non si tocca, no. Senti, invece Carlo l'hai mai incontrato? Sì, ho incontrato anche sempre a quella cena Carlo, abbiamo chiacchierato più a lungo che con la regina, mi raccontò di come era amico di Carlo Petrini, di quanto aveva amore per l'Italia, di quanto fossero belle le nostre città, il nostro cibo, la nostra passione per la natura e le cose naturali, era reduce da un viaggio in varie capitali arabe, era stanco, era come al solito, faceva quello che non dovrebbe fare, cioè parlava forse un po' troppo, disse anche delle cose sul presidente del consiglio di quel momento che era Silvio Berlusconi, che adesso siccome siamo in campagna elettorale è meglio non ripetere. Senti Enrico, però ti chiedo, a questo punto dovrà cambiare tanto anche del suo carattere, della sua natura, tra l'altro Carlo si trova a diventare sovrano in un momento in cui c'è nel Regno Unito un nuovo sovrano, lui appunto, ma anche una nuova premier, e in un momento complicato per tutti. Anche hai per proprio il ragione, Regno Unito. Proprio questo è un dato interessante. Nuovo premier da 3 giorni, cioè ha giurato nelle mani della regina 48 ore fa, nuovo re da ieri, paese con una crisi economica devastante di cui la professoressa Fornero forse sarà in grado di spiegare meglio di me le ragioni, è una situazione veramente difficile a cui si somma la Brexit, i postumi della Covid non ancora del tutto risolti, la crisi energetica, insomma è un momento difficile con al volante una premier nuova e un re nuovo su cui molti hanno dei dubbi. E tutti pensano che non potrà ripetere, certamente non parte con la popolarità di sua madre, e questo è impossibile. A proposito...